Ti stai avvicinando al mondo del video editing e cercando un po' su Google e su YouTube hai trovato parole come color correction e color grading. Oggi ti spiego la differenza. Ciao, io sono Luca e in questo video ti spiegherò la differenza tra color correction e color grading. Mettiti comodo perché sarà un po' lungo. Partiamo dalla color correction. Quando si parla di color correction, si parla di riportare i colori al loro stato naturale al momento delle riprese. Ti sarà capitato, magari facendo delle prime riprese con un telefono, di riguardare quello che hai girato e di scoprire che i colori non erano esattamente come nella realtà. Ecco perché la color correction è importante. Ti dà la possibilità di lavorare con tre parametri, ossia le luci, i mezzi toni e le ombre. Ti dà la possibilità in post-produzione di riportare i colori esattamente come erano nella realtà. Giocando con questi tre elementi si ha la possibilità di tornare il più vicino possibile a quella che era la luce nel momento in cui hai fatto le riprese, e la luce, si sa, è quella che va a determinare molto anche i colori. Ecco perché il bilanciamento del bianco è molto importante prima di partire con le riprese di un video, ma questo lo affronteremo in un'altra situazione. La color grading invece è un passo avanti, è una cosa molto più complessa se vogliamo, e ti dà la possibilità di cambiare completamente il mood del tuo video. Ti faccio alcuni primi esempi concreti. Ti sarà capitato, andando al cinema o guardando qualche serie televisiva, di vedere delle ambientazioni in Latino America, a Miami, in Messico, e ti sarai accorto che il 90% delle volte il colore è molto tendente all'arancione. La temperatura dei colori è molto calda, proprio per dare un senso di calore, quello che si vuole dare nel cinema quando si va a parlare di location in Latino America, appunto, come a Miami, come in Messico. È andare a cambiare completamente il look del tuo video, andando sempre a ragionare su luci, ombre e mezzi toni, ma in questo caso non si andrà più a cambiare dei parametri dove si aumenta o si diminuisce la luce in questi tre parametri, si andrà a parlare direttamente di colore. Al contrario, quando invece si va a vedere un film ambientato in un posto dove fa veramente freddo, ti sarà capitato di notare che hanno un look molto tendente all'azzurro o al blu, proprio perché viene raffreddata ulteriormente la temperatura del colore e in questo modo si dà ulteriormente un'idea di freddo. Ma come si agisce sulla color quando si vogliono cambiare completamente i look dei video? Si parla sempre di luci, mezzi toni e ombre. La differenza è che qui non andremo a vedere quanta luce togliere o aumentare a ognuno di questi tre parametri, ma si parlerà di quale colore dare a ognuno di questi tre parametri. Ti sarà capitato di vedere in rete molti video con un look particolare, che non danno l'idea di essere una ripresa fatta e montata, ma si vede che c'è dietro una post-produzione. Quella post-produzione è appunto la color grading. Ecco perché per raggiungere alcuni risultati si è sicuramente andati ad agire sulla luce, sul mezzotono e sulle ombre, cambiando il colore a ognuno di questi tre parametri. Ti faccio un esempio pratico. Va molto di moda lavorare in post-produzione con una cosa che si chiama teal and orange, ossia una scelta delle luci che tendono all'arancione e delle ombre che tendono all'azzurro. Questo perché questi due colori sono complementari sulla ruota dei colori, sono uno l'opposto dell'altro. Ecco perché si vede molto la differenza tra la luce e l'ombra in questo caso. Ti sarai accorto che anche il video che stai guardando in questo momento ha una color grading in teal and orange. Infatti, se noti, le parti più scure, cioè le ombre, hanno una gradazione di azzurro tendente al blu, mentre le parti invece con la luce più alta tenderanno sull'arancione. Un'ultima cosa che mi preme definire: la color grading non è mettere un filtro. Siamo abituati forse molto su Instagram a mettere dei filtri che non sono altro che preset creati apposta per andare a modificare luci, mezzi toni e ombre in modo da creare un look diverso su quello che è una fotografia o un video. All'interno dei programmi di video editing, cito ad esempio Final Cut o Premiere Pro, esistono già dei preset volti a cambiare completamente il look del tuo video, lavorando sempre ovviamente sulla luce, sui mezzi toni e sulle ombre.
Il mio consiglio è di provare a giocare con questi tre parametri proprio per creare i tuoi preset. Ricordati però che in un video ci sono molte clip diverse e per ogni clip cambia la luce, cambia l'inquadratura e quindi lo stesso preset non è detto che vada bene allo stesso modo su tante clip diverse. Ricapitolando, quando si parla di color correction si parla di rimettere al loro posto i colori originali. Quando si parla di color grading invece si parla di modificare i colori delle luci, delle ombre e dei semitoni proprio per cambiare aspetto al video. Se segui il mio canale ti sarai già accorto che mi piace fare esempi concreti e direttamente in video. Quindi questo è il profilo log attraverso il quale viene registrato questo video. In questo momento quello che vedi è l'applicazione di una color correction, ossia la correzione della luce per riportare i colori al loro stato originale. Quello che puoi vedere adesso invece è direttamente la color grading, dove sono stati modificati i parametri di luci, mezzi toni e ombre, colorandone ognuno di questi parametri. Spero di averti spiegato in maniera corretta quello che è la color correction, la color grading e di averti tolto alcuni dubbi. Ti invito a mettere un like a questo video, di iscriverti al mio canale e ci vediamo al prossimo video.